Un lungo intreccio di abbracci, sorrisi commossi e la bellezza di una sala colma di occhi pieni di lacrime. Ci sono voluti ben 10 anni, ma alla fine il Centro Mondiale della Memoria dell'Olocausto ha finalmente riconosciuto il titolo di Giusto fra le Nazioni al lucchese Umberto Paradossi, l'uomo che, durante la Seconda Guerra Mondiale, salvò la vita di una famiglia di ebrei fuggiti da Livorno. La più alta onorificenza civile dello Stato di Israele è stata celebrata oggi a Villa Bottini alla presenza delle autorità, tra cui il vice ambasciatore di Israele, e le famiglie Paradossi e Fernandez Africano. La storia è lunga, è molto lunga, con poche parole è difficile dirlo, però quello che la realtà è che noi da Livorno siamo scappati, siamo venuti qui a Guamo, dove siamo stati accolti dagli amici lucchesi con quel coraggio e quell'amicizia che veramente è indelebile. Amicizia che ci ha permesso di avere dei documenti falsi, di passare e riuscire ad arrivare in fondo fino al 45 salvandoci la vita e oggi siamo qua a raccontarla perché i giovani imparino quello che sappiano quello che è successo, che non succeda mai più. Presente anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Sono davvero orgoglioso di poter essere oggi qui per ricordare Umberto Paradossi, perché oggi è un giusto fra le nazioni. E non è scontato il suo gesto, non era scontato in un momento in cui chi ospitava un ebreo veniva fucilato. Non so quanti di noi al suo posto lo avrebbero fatto. È un messaggio ai più giovani. Non siate mai indifferenti, non voltatevi mai dall'altra parte, mettetevi sempre a disposizione degli altri, perché la libertà che noi abbiamo oggi non è scontata, ci è stata donata e va coltivata giorno dopo giorno. Emozionatissimo anche il figlio Alberto Paradossi. Non dobbiamo mai dimenticare ciò che è accaduto, ha detto, ed è importante che lo capiscano, soprattutto i giovani.